Impegno, determinazione e trattenere forte a sé la categoria. È da questi tre principi che l'USB Tonto Calcio parte per il campionato di Serie D, forte della vittoria conquistata in Coppa Italia domenica scorsa al Puttigli contro il Barletta di Mister Ginestra. La società, schierata alla Bella Vista Soccer Club per la presentazione ufficiale, si mantiene cauta. Dobbiamo aspettarci la nostra solita battaglia. Ormai abbiamo capito qual è la nostra dimensione già dall'anno scorso e quindi noi dobbiamo non dare nulla per scontato e lottare su ogni palla, domenica su domenica, fino alla famosa cifra di 40 punti. La prima giornata del campionato è fissata sul calendario dei Leoncelli per domenica 10 settembre al Novi di Agri, quindi ora testa alla gara accompagnati anche da un briciolo di fortuna. Però la fortuna dobbiamo andarla a cercare attraverso le prestazioni positive, attraverso la voglia, la determinazione, come ho detto all'inizio. Spero che i ragazzi riescano a mettere in pratica quelle che sono le mie idee di calcio che abbiamo provato in questi 40 giorni, come quelle che si sono viste soprattutto nel primo tempo di Barletta. Sappiamo che sarà comunque tutt'altra partita perché la Coppa Italia lascia il tempo che trova, era un banco di prova per entrambe. A noi è andata bene sotto l'aspetto dei rigori, però oramai non dobbiamo più pensarci. Quello che si è fatto, bisogna sempre fare e dimostrare nel calcio. E domenica abbiamo l'opportunità di poterci confrontare contro una squadra che ha diverse potenzialità e qualità e quindi sicuramente ci aspetta sin da domenica un cammino molto impegnativo. Per la rosa in campo sono state fatte scelte ponderate, ma mister Loseto si aspetta qualche nuovo innesto d'esperienza che possa bilanciare il gran numero di volenterosi under in campo. Tra le tante attese anche quella di Loris Palazzo, ex capitano, ora svincolato dal Brindisi. Abbiamo, credo, preso dei ragazzi che facevano il caso nostro. Sicuramente la società sta vagliando il mercato per poter definire ancora meglio, soprattutto il parco senior, in modo tale da avere anche più ricambi di una certa esperienza, perché i ricambi effettivamente sotto l'aspetto numerico ci potrebbero anche essere, però credo che a livello di esperienza sicuramente questa rosa dovrebbe essere potenziata. Poi, se questo non succederà, daremo tutti quanti il 110% in più. Se ci saranno le opportunità per inserire un paio di innesti, sicuramente fa piacere a tutti avere una rosa abbastanza lunga per stare tranquilli, perché comunque alla fine la stagione è lunga e il campionato è lungo, però noi dobbiamo sempre far quadrare i conti e dobbiamo essere attenti a cogliere ogni minima opportunità.